Buonasera. Io sono sempre felice quando c'è Max. Buonasera a tutti. Benvenuto grazie. Domenica Inn. Grazie. Allora, grazie. Ti trovo sempre in ottima forma. Sì. Nonostante, mi sembra che quest'anno si festeggino i 35 anni dal tuo primo palcoscenico. Dall'esordio. Il palcoscenico, sì. Beh, comunque quest'anno sono 56 quest'anno, mi porto bene. Ammazza, sì. Come? Però quando vengo qua mi vesto bene, elegante. Vero, apprezzo sempre moltissimo. Poi ho comprato per corrispondenza una di quelle che si fanno i cosi. Gli addominali? Gli addominali. Ah, caspita. Che però la parte finale mi rimane fuori, quindi ho la panzettina finale che fa così. Sopra funziona fino a un certo punto, perché non è considerata l'altezza mia, capito? È fatta per quelli normali. Quindi, ecco. Ma vediamo anche come sei cambiato negli anni, in tutte queste perle che ci hai regalato. Posso salutare il pubblico? Perché adesso si sigilla. Saluto il pubblico! Adesso è tutta la missione che saluto il pubblico. Una cosa da grande attore. Posso? Ha pure le domande. Le fai una domanda sola. Bene, mi sentite? Te lo concedo. Perché io non mi sento, non capisco che... Ok, vabbè, contatto è quello. Sei diventato sordo. Va bene, allora, ecco, vediamoci le tue perle disseminate in questi 35 anni. Volentieri, grazie. Senti un po', nell'aria c'è un lamento. Vai, Adriano. Questa è la storia di uno di no, noi. No. Anche lui nato per caso in via Gu. No, scusate, fermate la musica, Adriano. Su. Alessandro, ruotalo. Ruotalo? Santoro? Ruotolo. Ma cosa fa? Ruotolo. Ma Santoro? Ruotolo. Ma cosa fa? C'ho in collegamento, ruotolo. No. Se no non parlo più. Tan, tan, tan. Gioia. No. Non ho detto gioia. Come? Addirittura? Davanti a tutti? Arriviamo. Harry? Sì? Hanno ucciso il macellaio del mercato Fottenberg in Erichstrasse. Dobbiamo andare. Gianluca! Gianluca, no. L'ora di lavoro non c'è mai questo qui. Non urli così, signor. Mi è cascata anche un'unghia. Va là. Orchestro italiano. E Renzo Arbore. Bravo, grazie, Renzo. Renzo. Allora, innanzitutto, cosa studiate? Dunque, io scienze delle comunicazioni, secondo anno fuori corso. Io, scienze della costruzione, secondo anno fuori corso? Sì. Ho fatto architettura. Ma c'è qualche problema al microfono? No. Sa. No, non va bene così. Allora, vediamo chi c'è, chi viene a trovarci, perché ancora non vedo nessuno. Sì. Chi c'è? Asia Argento, eccola qua, Asia. Eccola qua, io non la vedo. Accomodati, come stai? Ma dove grazie, sta Asia, puoi metterti qui. Qui dove? Come sei elegante, qui grande dove? Successo. Non ti puoi muovere? No. No! Oh! No, Silva, ma... Va tutto bene? No, dai, ma non puoi approfittare così va delle nostre tutto bene. Dammi un bacio, Stefanenko, altrimenti io depisto. E se questo non è amore, lo tu cos'è? Dimmelo tu cos'è? Dimmelo tu cos'è? Io sarei andata avanti ma io ancora non neanche 20 minuti, non te ne ricordavi? Cose, no, alcune cose non mi ricordavo. Per esempio Silvan che baciava a tradimento, non me lo ricordavo. Non te lo ricordavo. No, ma a me quello che colpisce, non so se siete d'accordo anche voi, che tu non è che imiti un personaggio, cioè ti entri nel suo corpo e lo reinventi. È un'operazione... Beh, un gran divertimento, perché poi, pazzesca. Insomma, diciamo poi avercene di personaggi che ti possono entusiasmare a tal punto da creare un mondo laterale, un mondo a parte, perché è quello che conta, è la parodia, no? Cogliere qualcosa che il personaggio non farebbe mai. Certo, e fargliela fare. Anche se è qualche anno che poi non le faccio le imitazioni, devo dire la verità. Però mi sono ricordato, guardando Derrick, che io, siccome sono un romano, un po' accidioso, eccetera, eccetera, siccome non mandavate cambiarmi a Teolada, fa tutta quella cosa, io prendevo il 31 barrato, vestito da Derrick. Ma dai, sì, no! Senza la parrucca però già vestito da Derrick. Allora, dopo due puntate, buongiorno ispettore, mi facevano dire, buongiorno cari. Capito? Andavo già preparato così, eccetera. Senti, ma qual è
è stato però il tuo primo impatto con la RAI? Eri forse bambino, ben prima di... Con la RAI, sì. Cioè, dunque, la prima volta che tu sei entrato... È stato meraviglioso, perché finalmente ero entrato dentro la televisione, nel senso che poi mi ricorda uno spettacolo che fece Pippo Baudo, che l'uomo che entrò dentro la... Com'era? Che era la televisione, sì. Più o meno una cosa sì. Di... E io l'uomo mi ricordo che inventò la televisione. Che inventò la televisione. Io andai con la scuola in visita a Teulada. In gita? In gita. E quindi... Ma ci avevi quanti anni? E ci avevo avuto 12-13 anni. Ma non mi trovavano più, perché io avevo trovato un monitor acceso con una telecamera puntata, mi stava a fare tutte le prove. No, sì, sì, vabbè. Sì, sì. Volevo vedere come venivo. Ma l'ho trovato dopo 3 ore, non ho visto niente, perché sono rimasto là dentro. Che poi ma perché già ti attirava quella la telecamera? Sì, 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 assolutamente. Ma sì. Già lì a 12 anni facevi un po' di imitazioni tu? Ma io, guarda, l'unica cosa che facevo, perché ero un po' timidino, facevo un Gianni Morandi... Che però mi nascondevo dietro la porta, perché mia madre diceva: fai sentire, amica sua, no? Come fai Gianni Morandi? Io mi mettevo dietro la porta, ma quando viene sera, però nascosto, perché ma dai. Grande. A proposito di Gianni Morandi, perché poi per imitare questi personaggi bisogna anche saper cantare. Adesso che sei diventato un grande attore, ma è vero che ti sei iscritto al conservatorio? Mi sono iscritto al conservatorio, fammi fare un ringraziamento. Ma dai, sì, ma al certo. Presidente Annucci, al direttore Giuliani, al maestro Sebastio, alla dottoressa Gizzi che insegna piano jazz, a tutti, perché mi hanno accolto come se io non avessi la mia età, ma come se fossi un giovane che vuole entrare. Ma così, per il canto o per gli strumenti? Per il pianoforte. Per il pianoforte, sì, sì, ma sì, pensa. Sì. Sì, però insomma, grande difficoltà, perché all'età mia reimparare, il cervello si rifiuta, diciamo, basta, cose cioè, sono già arrivato, sono già basta, pieno. No, la pensione pure, la pensione forse ritorna, no, che hanno detto, no, la riavvicina, no, non lo so. Speriamo. Ma quanti anni sarà in pensione? Eh? 67. Che mi invento io di 67? Vabbè, ci avete un programmino libero qualche cosa? Perché beh, io 67 non lo saprei, però si può discutere. Io ho fatto un sondaggio anche con i miei amici, eccetera, per scoprire quali sono insomma le tue interpretazioni più gradite. E ho stilato una piccola classifica. Al terzo posto c'è questa. Vediamo un po'. Buonasera, benvenuti all'eredità. Buonasera, signor Giovanni, bentornato. Sì. Bentornato. Iniziamo, signor Giovanni, come di consueto, con la domanda facile da 10.000 euro. Ah, sono sicuro. Attenzione, sia concentrato. Lei quanti anni ha, signor Giovanni? Ma secondo me quanti anni ha? Signor Giovanni, sia concentrato, non interrompo. Le do 3 possibilità. Lei ha 64 anni, 6 anni e mezzo, 34 anni, signor Giovanni. 34 anni. Risposta esatta. Un bel applauso al signor Giovanni. 34 anni. Tra poco la domanda da 100.000 euro. Ma prima... È arrivato il momento della scossa! Vieni Giovanna! Guarda che faccia questa. Ma cosa fa? Mannaggia. No, perché poi facendo questo sketch ho avuto la possibilità di avere moltissime belle donne che passavano. Cioè questa era molto bella. Per fare la scossa. Lei era famosissima. Era Ida. Aida Jeschi, yes, non l'hai riconosciuta. Ma... non l'ho riconosciuta, perché anch'io ho l'età avanza. Molte sono. Comunque adesso devo dire che verrebbe ancora meglio. Perché? Amadeus adesso fa questa cosa meravigliosa che bisogna scoprire le identità dei personaggi. Sì, sì, sì. Quindi, per andare a cercare la prova, invece di vedere le mani, il signor Giovanni potrebbe mettere le mani pure da qualche altra parte. Certo, se arrivasse una bella donna di turno, sarebbe molto divertente farlo adesso. Va bene. Sì. Continuiamo il nostro sondaggio. Al secondo posto c'è uno dei tuoi grandi miti, questo. Sì. Siamo tornati in casa da lei, maestro Alberto Sordi, sì. Grazie della sua ospitalità. Lei non è stato mai ripreso per una sua battuta da un politico alla sua epoca, insomma. Eh? All'epoca, dico, la sua... Ma all'epoca a Roma non epoca. C'erano... Come non c'erano? Cosa non c'erano? Non c'erano non tutti c'era, questi no? capelloni, questi capelloni... Cosa che... c'entra con la domanda che gli ho fatto sulla... Il traffico era diverso a Roma. Sì. C'erano i filobus. Oh, c'erano i filobus, quindi... Che venivano trainati da questi cavalli. Venivano trainati dai cavalli... Perché poi, all'epoca epoca, i vetturini erano avvezzi alla frusta. E allora?
E io salvai questo cavallo. Ah, ha salvato un cavallo? Appena in tempo dal mattatoio. Ah, che chi era questo cavallo? Come si era Rossano Brazzi. No, ma Rossano Brazzi non era un cavallo, era un attore. Eh? Era un attore, non era un cavallo. Capirai, diceva un attore, ma questo cavallo arrancava, no? Questo cavallo arrancava? A sì. Via Aldebrandi, a Roma. Via Aldebrandi. Il vero problema sono questi nani moretti che attraversano la strada improvvisamente perché non hanno il senso del pericolo. Ma Nani Moretti è uno ed è un regista. Sulle litoranee di notte, sì, attraversano. Sì. Ti ricordi, Salvatore? Ne abbiamo dovuto far scarnificare uno dal carrozziere che si era attaccato sul parafango. Davvero? Lui utilizzava... Ineffabile, Alberto Sordi, meraviglioso. I Nani Moretti, ma anche i pupi avati che entrano in casa, sfasciano tutto. Senza... Senti, ma è vero che gli attori comici fanno più fatica a cuccare? Ah? Cuccare, a conquistare le donne. Fanno fatica per il ruolo, perché adesso non si può dire, siamo in un orario, c'era una famosa divisione tra attori che potevano fare quello e attori che non lo potevano fare. Il comico di solito non lo faceva perché l'attore comico di solito è bambino. Sordi lo ha capito, l'abbiamo visto baciare una donna dopo 20 anni di carriera. Tu guarda Stanley Olio, che nonostante le mogli ci fossero non hanno mai toccate veramente. E quindi sai, è un destino infelice, ma insomma secondo voi, chiedo alle mie signore del parterre, tranne uno, che era un signore che si chiama Walter Chiari, che forte della sua bellezza. Vabbè, Walter Chiari era fighissimo, sua... però voglio dire, Maria Teresa, Antonella, Angela, cioè, ma Stortora fascino ne ha davvero. Caspita, è un pezzo d'uomo. Mi sto brizzolando. È meglio, meglio. Bellino, più invecchio più diventa buono. Beh, io penso che invece, non la vorrei contraddire, no, penso che invece un uomo che è simpatico, che ti aiuta a godere il lato gioioso della vita, anche se è brutto, e lei è un bell'uomo, quindi non parlo di lei, però secondo me è molto più piacevole di quello bello ma antipatico. Certo, il far ridere comunque con le donne funziona sempre. Però bisogna avere molta memoria, perché può capitare in un lungo rapporto che uno racconta sempre le stesse cose, certo, che fa ridere. Non ripete, ma ancora questa cosa. Prendere la vita. Allora, al primo posto nel mio sondaggio personale, vediamo, però non c'è un'imitazione, c'è un'interpretazione strepitosa, vediamo, che è questa. Non pianga, signora Patterson, non ricorriamo a questi piccoli mezzucci, non offendiamo l'intelligenza di questa giuria. Signora Patterson, lei ha omesso la cosa più importante. Prima del 1999, signora Patterson, lei e i suoi 3 figli, dove vivevate? Mannaggia. Stop, e dove stop, vivevate? Dai, vabbè, la è difficile da dire, so, dove vivevate? La rifacciamo subito, dai. Dove vivevate? A Ringa Finale Seconda. Signora Patterson, lei e i suoi 3 figli, prima del 1999, dove vivevate? Stop! No. Dove vivevate? A Ringa Finale Terza. Azione! Dove vivevate? Dove vivevate? Dove vivevate? Dove vivevate? Dove vivevate? Dove vivevate? A Ringa Finale 628. Azione! Signora Patterson, non si tratta di fare dei discorsi arzigogolati. Cerchiamo di andare dritti a quello che vogliamo sapere. Lei quella mattina si è alzata e si è mossa come, come dire, come una funambola. Dice che non stava bene, poi ha fatto colazione saltabeccando in tutti i piatti, eh? E allora, signora Patterson, ci dica, senza più tentennamenti, eh? Ma lei e i suoi 3 figli. Paola, di 13 anni. Federica, di 15. E Daniela, di 18. Prima del 1999, signora Patterson. Dove vivevate? No! Ma come ti è venuto questo? Funziona ancora. Beh, ma alcuni... è una frase che si usa nelle scuole di dizione. No, no, è che lì io, a me è capitato molte volte facendo la fiction, soprattutto la lunga serialità, che magari una mattina c'hai la frase ostica, però la devi dire, e c'è chi te la fa. E non puoi dire un'altra cosa, devi dire proprio quella, perché è di servizio quello, certo, che accadrà. E non viene. Poi sai, il romano, dopo una certa età, comincia ad avere il dittongo. Il dittongo è la AE, quindi comincia a fare. No.
facevano andare. Tu immagina, c'è una scena d'amore con una che è una cosa importante, magari ti stai lasciando, dice, ma erano parole vere quelle che hai appena detto. Stop! Che ho detto? Erano. Capito? Bisogna stare molto attenti. Però il romano, insomma, è un po' avvantaggiato anche per il fatto che molti doppiatori bravi sono romani. In questo caso voglio fare i complimenti a Celeste Laudisio, che è un grandissimo regista italiano per televisivo, che creò quella che si chiama la suspense, perché prima di arrivare a quello bisognava che montasse la scena. Non solo. Era grandiosa. Adesso voglio sentire i miei amici del parterre se sanno dire dove vivevate. Sì, Antonella, dove vivevate? Adriano, dove vivevate? Maria Teresa? Io a scuola di dizione mi facevo, avevo la S sibilina, quindi mettevo la matita qui e dovevo dire sono sempre stata senza sesso. Ah però, che frase! Però dove vivevate? Dove vivevate? Perfetto! Guarda Claudio che è preoccupatissimo. Angela? È difficile. Dove vivevate? Dai! Claudio! Qual era la vostra residenza? E infatti lui diceva, ma dove stavate? Che facevate? Che facevate? Però ce ne avrei altri in serbo, sì. Che all'altezza di questo, sì. Di sketch, sì, sì. Ma... Che... Sì. Max. Come? Max, però un secondo di Aldo Fabrizio e Paolo Stoppa ci vorrebbe fare. Sì, ultimamente sta capitando che noi, anche radiofonicamente, abbiamo riscoperto certi grandi che forse magari sono stati un po' dimenticati per vari motivi. Cioè, per esempio, l'altro giorno, durante una conferenza su Sordi, si stilava una classifica tra chi fossero stati i più grandi attori. Io non ho potuto fare a meno di mettere... Come un photo finish insieme a Sordi, a Totò, e a Stop e a tutti gli altri, cioè mettere un Aldo Fabrizi indimenticabile, che oltre a essere un grande comico era un grandissimo attore drammatico. E da giovane ha fatto prima i ruoli drammatici, magari prima di quelli molto comici. E quindi Aldo, la figa gigionizzava su se stesso perché... E lui ha inventato il ci avete fatto caso, che in una sola frase racchiudeva tutto quello che oggi un cabarettista, non so, come fa a inventarsi ci avete fatto caso? Ci avete fatto caso e quando butti l'acqua nella pasta! Grazie Max Tortora, ma quanto è bravo quest'uomo, quanto è bravo! Grazie di averci fatto sorridere, puoi andare via di là, grazie a tutti! Grazie.